giornata insieme, seconda giornata della due giorni dedicata alla Biblioteca della Legalità. Do il benvenuto a tutti, adesso qualcuno ancora arriverà. Niente, la seconda giornata è una giornata come ieri, credo molto, molto ricca, perché abbiamo oggi con noi Silvana Sola, che è presidente di Italia e che è, come dire, uno dei cuori, una delle anime di questo progetto, che segue e che soprattutto ci porta anche, grazie a Dibbi, in una rete importante che non è soltanto italiana ma è internazionale. La mattina prosegue con il secondo intervento con Fabrizio Silei. Abbiamo deciso di, come dire, cambiare un pochino l'ordine degli incontri e dedicare tutta la prima parte ai libri e alle storie. Fabrizio Silei, che ringraziamo tantissimo per essere qui con noi, ci porta una riflessione sulla retorica della legalità, che è un po' quello a cui ieri in qualche modo abbiamo anche accennato, perché in effetti è uno dei nodi, insomma, interessanti ai quali dobbiamo ogni tanto rispondere come progetto, quindi ci sembrava proprio interessante la sua proposta. E finiremo invece con una relazione di Martina Mazzeo, che è una ricercatrice dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata dell'Università degli Studi di Milano e che invece si occupa di ricerche sulla didattica della legalità. Lei ci porterà un caso, quindi una parte della sua ricerca, che ci sembra particolarmente interessante perché in qualche modo anche noi ci siamo interrogati, no, su cosa e su qual è, insomma, un po' il percorso che la didattica della legalità ha fatto nel corso del tempo, perlomeno nel nostro paese. Lei ci parlerà del caso siciliano, ma sarà lei poi a dirci tutto. Io non mi dilungo altro, per tutte le questioni che ieri magari abbiamo lasciato in sospeso, ricevute, eccetera, io poi mi piazzo in fondo, quindi dopo cercherò di assolvere ai compiti che, insomma, mi dovrete dare. È rimasta soltanto una copia della Bill, ma siamo contenti perché è andata a Ruba, ma se ne avrete la necessità poi possiamo magari attraverso la posta oppure AIB può spedirvene delle copie. Io niente, auguro buon lavoro a tutti, insomma buon ascolto e soprattutto dal benvenuto a Silvana, qui do il microfono. Allora, ringrazio Valeria e ringrazio Memo per l'ospitalità in questi anni, per essere stato un luogo nella realtà di riferimento del progetto B. Anche ringrazio tutti quelli che ci sono, molti li conosco, altri no. Ringrazio chi veramente con ostinazione, ecco, i termini hanno un senso e un significato, con ostinazione, con passione, con desiderio hanno disseminato il progetto BIL. E il progetto BIL in realtà si sta muovendo su un territorio italiano sempre più vasto, in alcuni casi con delle costituzioni proprio fisiche di BIL che tra il Veneto, l'Emilia Romagna, le Marche e Roma e speriamo il Lazio a breve, oltre a Roma, hanno proprio costituito spazi, luoghi dove questa biblioteca della legalità in realtà è fisica, visibile e da lì si può muovere in altri contesti e in altri territori. BIL non è semplicemente, e voi lo avete sentito, un insieme di libri. BIL è in realtà una bibliografia che è pronta al cambiamento, come tutte le bibliografie, in realtà diventano delle tracce che sono invece disponibili ad essere modificate a seconda delle nuove uscite che hanno un senso e un significato.
modificati a seconda della discussione che questi libri nella realtà possono innescare. Accanto appunto a questa dimensione fisica ci sono le azioni delle persone che in diversi luoghi hanno immaginato, ideato e poi realizzato delle forme appunto di diffusione di bille. E le forme di diffusione di bille in realtà passano dal rapporto con la scuola, con gli insegnanti, alla dimensione invece della società civile tutta. Perché la biblioteca della legalità, allora, il termine legalità pone appunto sempre una serie di problemi. In realtà c'è stata una discussione anche all'interno di Ibitalia sul fatto che legalità è un termine pesante, che legalità può essere qualcosa che in qualche modo fa pensare ad una sorta quasi di limitazione di libertà invece di possibilità, che sicuramente l'illegalità ha una fascinazione più ampia della legalità e la disobbedienza a questo, ma in realtà appunto legalità, e lo abbiamo declinato subito, è responsabilità, diritto, giustizia, dignità, e possiamo aggiungere delle altre cose. Per cui legalità è come una sorta di contenitore che tiene insieme, ma abbiamo visto da ieri, ma abbiamo visto scusate, anche nel passato, che le parole hanno peso, significato, e ogni parola può essere aggiunta e acquisire un valore. E allora ho pensato che anch'io a questo punto oggi sarei partita dalla dimensione appunto della parola. Utilizzando la prima lezione sul linguaggio di Tullio De Mauro, intanto per un saluto alla memoria di De Mauro, e perché nel piccolo pamphlet appunto dedicato al linguaggio, De Mauro dice una cosa, che è quella che le parole ci accompagnano anche quando parliamo con gli altri o leggiamo e scriviamo, ma anche nel silenzio e persino nei sogni. E poi le parole in realtà mettono in relazione il passato, il presente, e incidono sulle coscienze. Ecco, il significato appunto delle parole che noi troviamo, scusate, ma che noi troviamo all'interno dei libri che abbiamo scelto, le parole in realtà come le figure. E le parole hanno un peso, un significato, determinano il pensiero. E allora ho deciso di partire da lontano. Il libro è appena stato ripubblicato. La parte, in realtà adesso è stato pubblicato con un'aria meno leziosa, mentre invece questi fiori avevano un meraviglioso significato. Il libro, come voi leggete, nasce nel 1936, è vietato nella Spagna franchista, messo al bando da Hitler, ripubblicato adesso nel gruppo Rizzoli Mondadori. Perché comincio da questo? In realtà comincio da questo perché rappresentando anche Ibitalia, la storia di Ibi in realtà è legata ad una figura straordinaria, che è stata Jella Lettmann, che ha dato ai libri il valore, il significato di ponti straordinari appunto di comunicazione tra l'adulto e il bambino, tra i bambini tra di loro, e l'importanza appunto del libro come qualcosa di assolutamente necessario. E tra i libri assolutamente necessari, nella prima mostra circolante che lei immaginò nella Germania appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, indirizzata prima di tutto agli orfani di guerra, ma poi invece alla cittadinanza, mette in campo questo libro. Nella realtà lo fa in una forma assolutamente ardita e un po' illegale, nel senso che lo stampa su qualsiasi, per cui su carta ritrovata, lo mette in giro come se fosse una sorta di volantino che invita a... Perché il libro è un libro che attraverso la voce del toro Ferdinando racconta una storia di diversità, una storia di accettazione appunto della individualità in una comunità che deve preservare la pace. È da questo punto di vista un meraviglioso libro esemplare. Il toro Ferdinando non vuole andare
a prima giocare con gli amichetti tori e con la madre che lo invita invece a vivere la comunità dei pari. Assolutamente non vuole ritrovarsi in una arena per dover combattere, vuole sentire il profumo dei fiori, vuole sentire il profumo dei fiori. Cioè, per lui appunto è importante questa dimensione straordinariamente pacifica, con peraltro un bianco e nero meraviglioso dal punto di vista dell'illustrazione, assolutamente bella l'architettura delle pagine, dove i bianchi e i neri in realtà sono particolarmente forti, e noi vediamo Ferdinando che va sotto questo albero e annusa i fiori. Ecco, è un libro esemplare, è un albo illustrato, è un albo illustrato che non ha una definizione di categoria piccoli e grandi, come in realtà ormai molti albi illustrati. La dimensione appunto che il rapporto tra parole e figure è talmente importante, e una esalta l'altra e può fare veicolare dei contenuti assolutamente indispensabili per cercare appunto di creare una coscienza civile che poi determini quel termine che è uscito, che è quello di comunità. E allora ritorno su un libro che abbiamo già messo in campo e che la nostra bibliografia tutte le volte rimarca, perché noi parliamo di parole e la grande fabbrica delle parole, anche in questo caso un albo illustrato, è un raccontare un po' gli stessi elementi che abbiamo sentito per il Toro Ferdinando, ma racconta qualcosa di più, racconta una dittatura così forte. Allora, nella realtà tutte le dittature si sono, in qualche modo le ricordiamo, perché l'assenza di parola, della possibilità di esprimersi, è uno degli elementi primi. In questo caso questa società che viene raccontata controlla addirittura la produzione di parola, non la dimensione del pensiero, ma addirittura la produzione di parola, che determina l'impossibilità in qualche modo di creare un pensiero che possa essere riconosciuto dall'altro attraverso le parole, per cui possono permetterselo solo i ricchi. In realtà è appunto per quelli che hanno mezzi economici, per cui le parole migliori, per cui quelle che possono raccontare meglio il sentimento, che possono catturare, sono solo nelle mani appunto dei potenti o dei ricchi. E la storia è la storia di un bambino che non è né ricco né potente, anzi è un bambino che ha pochi mezzi economici e può permettersi di andare a cercare le parole solo durante le svendite. Perché anche in questo caso la fabbrica delle parole fa svendite 2 volte all'anno e svende quelle parole assolutamente desuete. Ma come può il bambino raccontare all'amichetta che gli piace tanto, come può dire questo se le parole sono edicna elefantesca? Come fa a dire che tu mi piaci e ti voglio bene e dico edicna? Difficile, ma anche se dico vaso e dico vuoto. Ecco, invece riuscirà nella realtà attraverso la dimensione appunto dell'empatia, della possibilità di fare sentire che anche attraverso quelle parole apparentemente vuote del significato che vuole invece far transitare, riesce ad arrivare. Ecco, libri che non nascono, ecco, la cosa è questa: nel momento in cui noi abbiamo messo in campo la Biblioteca della Legalità, non abbiamo fatto un'operazione andando a cercare rigorosamente quei libri che in forma prescrittiva facessero sentire un articolo di legge o altro. Abbiamo fatto un lavoro proprio di intreccio, in cui chi aveva letto un determinato libro nella realtà si è confrontato con gli altri, sono uscite delle visioni diverse, perché dentro allo stesso gruppo appunto ci sono degli insegnanti, dei bibliotecari, dei librai, dei magistrati e tanti altri che fanno altre attività, ma che hanno messo le loro competenze, la loro parte di competenza per arrivare a una delle proposte più varie. Per cui dicevo appunto, i libri, cioè non andiamo a cercarli per andare a sottolineare la frase che ci porta il tema della legalità. Proponiamo dei buoni libri e poi dentro saremo in grado di riconoscere
che ci sono dei contenuti che sono quelli che noi vogliamo fare transitare. E allora ecco, abbiamo parlato, siamo partiti dalla parola, e allora è Daniele Aristarco, uno scrittore che si muove tra il mondo dei ragazzi e il mondo degli adulti, in modo particolare più vicino, tra virgolette, alla plasticità. In questo caso è uno dei libri, direi ormai tanti, perché il no di Rosa Parks, raccontato da Fabrizio Silei, oramai un po' di tempo fa, aveva una forza e una pregnanza di un certo tipo. Adesso, probabilmente ve ne siete accorti tutti, ci sono due fenomeni letterari rivolti ai ragazzi e nonne, che sono quelle, da un lato, di bambine e donne ribelli. Improvvisamente la storia editoriale si è accorta che le donne hanno fatto, tra virgolette, la storia, hanno fatto la scienza, hanno fatto... E dall'altra parte invece tutti quelli che hanno detto no, la dimensione dei coraggiosi. Benvenga, assolutamente, che noi impariamo l'esistenza di una donna guerrigliera in Guatemala che non avremmo mai incontrato nelle nostre, che scopriamo appunto la dimensione dei grandi o delle grandi della scienza, però dobbiamo anche un po' interrogarci su quegli elementi che si chiamano anche fenomeni editoriali. Ma questa è un'altra parentesi che compete forse a un altro contesto di riflessione. Scusi, puoi forse anche mescolare Margaret Thatcher con la guerrigliera, qualche dubbio sull'operazione? No? Sì, ecco, allora, su questo, perché vabbè, la storia della buonanotte delle bambine ribelli, intanto è provocatorio, diciamo, perché addormentarsi con donna X alla quale è stata tagliata la testa, l'altra alla quale sono stati tolti gli occhi, non è forse il concetto della buonanotte, poi è legittimo che uno decida di addormentarsi con qualsiasi cosa, però è provocatorio dire le storie della buonanotte. La dimensione delle bambine ribelli, io invece gli do un certo valore, il fatto che mettano accanto una serie di figure molto ma molto diverse. Potremmo discutere sulla valenza del come è stato scritto, sulla dimensione della brevità, su alcune cose che da un lato potrebbero indurre altre curiosità. Se si fermano a quello, nella realtà c'è un'altra dimensione altrettanto riduttiva di considerare il femminile. Però appunto dico, questo potrebbe aprire di fatto un discorso realmente estremamente ampio. Però torniamo ai no, nella realtà ci sono stati dei no che davvero hanno determinato dei cambiamenti nella storia. E in questo caso sono no tra i più conosciuti. E poi chiamiamo in causa di nuovo il Fabrizio Silei, per cui con un libro che, non perché Fabrizio è tra di noi, ma per me è uno dei libri più importanti della storia editoriale di questo momento. Da un lato perché ci riporta una delle esperienze pedagogiche straordinarie, assolutamente dimenticate anche della storia della scuola italiana, e ci riporta la scuola di Barbiana. Ci riporta una dimensione di scuola che comincia dal concetto appunto degli ultimi, di rendere visibili gli invisibili, e li rende invisibili attraverso la parola, attraverso la consapevolezza che il leggere e lo scrivere nella realtà diventa lo strumento per poter affrontare una società che in realtà ha già deciso che tu non devi esistere. E questo è importantissimo. È una scuola dell'illegalità rispetto a quello che erano i tempi. È una scuola del coraggio e del fatto di mettersi in una situazione oppositiva rispetto sia Don Milani, Don, per cui non possiamo dimenticarci questo, per cui c'è una chiesa che in realtà non lo esalterà e infatti si ritrova Barbiana per questa ragione, ma c'è anche uno Stato che nella realtà non fa nulla per far sì che quegli ultimi nella realtà ci vadano davvero a scuola, come prevede peraltro l'ordinamento scolastico.
per cui è una figura importantissima, ma non perché siamo dei passatisti o perché io oramai appunto nella mia età sono già un po' preistorica, ma perché c'è una pedagogia che è un elemento assolutamente importante che nella dimensione dell'educare noi non possiamo dimenticare. Vi porto i saluti del Forum del Libro. Io ieri ero a Pistoia e discutevamo dei termini della bibliodiversità, per cui della possibilità che attraverso libri diversi proposti nella realtà in qualche modo si possa catturare maggiormente alla lettura. E tra le cose che sono state affrontate c'è stato l'omaggio ad un altro straordinario maestro della storia italiana che è stato Alberto Manzi. E lo abbiamo fatto vedendo un piccolo segmento di una ripresa televisiva in cui Alberto Manzi faceva sentire la quanta modernità nella realtà c'era nel suo agire pedagogico. Intanto utilizzava lo scribing, o lo scribing a seconda che, cioè nel senso che lui attraverso il disegno condensava dei contenuti che dovevano in qualche modo arrivare nella forma più diretta a degli ascoltatori che non avevano i prerequisiti per poter arrivare a questo, per cui utilizzava quegli aspetti straordinari che erano il segno, per cui la dimensione del segno e del disegno oltre che dell'eloquio. Voi lo sapete che Manzi è stato ha avuto per ben 8 volte richiami da parte del Ministero, è stato addirittura accusato di essere un terrorista con i Tupamaros perché passava le sue estati andare ad insegnare a leggere e a scrivere agli indios, per cui un altro tipo di scuola che in realtà si è provata con una legalità difficile da portare avanti. Il libro, il maestro ha, dal punto di vista proprio del libro che puoi prendere in mano, due aspetti. Abbiamo detto che le parole e le figure, quando stanno assieme in modo armonico, nella realtà esaltano straordinariamente i contenuti. In questo caso il lavoro di Fabrizio Silei è veramente una dimensione di intreccio virtuoso con lo straordinario segno di Simone Massi, per cui un lavoro che incide, nella realtà incide la carta, ma incide proprio la storia. E in questo caso i bianchi e i neri hanno un preciso significato, per cui hanno un preciso significato perché danno valore nella realtà a un prima e a un dopo e non stanno semplicemente a indicare il colore della giacchetta. Ecco, anche in questo, nel maestro, c'è tutto questo. Il libro lo abbiamo inserito in bibliografia perché avevamo avuto la notizia dell'uscita esattamente poco prima che uscisse. Faccio una parentesi perché invece ci sono due titoli dentro la bibliografia che poi sono usciti ma non corrispondono ai titoli che noi abbiamo messo, nel senso che gli editori a volte nel momento in cui presentano i folder alle librerie in realtà lo fanno in forma molto anticipata e i titoli magari non corrispondono, per cui dopo vi dirò quali sono, per cui quando dovete andarli a cercare li dovete cercare in un altro modo e ci scuserete il fatto che nel voler anticipare l'anticipo in realtà non ha giocato a nostro favore. Ecco, la vicenda di Manzi. Un altro aspetto è fa quel che può non fa, fu la sua risposta alla necessità di valutare i bambini che aveva di fronte e lui fece un timbro e timbrò ogni scheda dei bambini esattamente questo, fa quel che può, quel che può non fa, perché quello che dico, io come insegnante faccio di tutto per metterlo in condizione di, ma nella realtà non posso mettermi a valutare gli aspetti negativi, comincio dal fatto che quel che può lo fa, e io qua parto da questo. Questo appunto gli fece una serie appunto di lettere importanti e di rischi per il suo lavoro, e gli dissero che non si poteva utilizzare un timbro perché il timbro era impersonale. Allora scrisse a mano la stessa cosa
in quelle successive. Poi gli dissero che non erano individualizzate, e lui disse: hanno raggiunto tutti lo stesso livello, il primo. Cioè, ecco, anche questi in realtà sono degli atti di coraggio nei confronti appunto di una dimensione tra virgolette legale che a volte è miope e ottusa. Rimanendo dentro la scuola, questo libro ha vinto l'Andersen Internazionale, che è questo premio di cui IBI si occupa, sono 76 paesi nel mondo che scelgono autore e illustratore. In questo caso è uno scrittore cinese che ha raccontato una storia di scuola, cioè ha raccontato una storia di desiderio, passione di potere appunto accedere alla scuola, di poter avere quella possibilità. In realtà è una storia che racconta invece una divisione tra chi avrà la possibilità e chi no, invece. Per cui appunto l'importanza nella realtà che la scuola tenga in considerazione invece quello che hai dichiarato: la scuola deve essere per tutti. Ce lo diciamo, lo ribadiamo, viene sottolineato, ma siamo di fronte a un discorso della scuola per tutti. Ieri, ascoltando la bella esperienza di Nisida, per cui questa forza appunto di chi porta avanti questo, Maria ha detto che appunto questi arrivano e nella realtà non sono alfabetizzati, e molti dovrebbero esserlo, perché nella realtà la scuola avrebbe dovuto occuparsi di loro, ma in realtà è più facile dimenticarsene che occuparsene, perché il dimenticarsene nella realtà è assolutamente meno problematico, ma sicuramente fuori da quello che dovrebbe essere invece l'esercizio di quello che le leggi, i principi, gli enunciati ci dicono. E in questo caso torno ad una figura con la quale che abbiamo preso ad esempio, con il quale abbiamo condiviso anche molte cose, che è questo, cioè, e si rivolge proprio a chi, che non sono solo gli insegnanti, la funzione educante è qualcosa di molto ampio, che nella realtà può essere assegnata a molte figure appunto della collettività. Ed è questo, e mette in campo i due aspetti: da una parte appunto la violenza mafiosa, che nella realtà c'è, ma che non è oggettivamente l'unica forma di violenza. Io però, se avete la pazienza, vi vorrei leggere un pezzettino dove invece la forma mafiosa nella realtà esce, ed è un libro che io continuo a trovare assolutamente bellissimo, ed è La classe dei banchi vuoti. Lo trovo bellissimo perché il lavoro di Don Ciotti è un lavoro assolutamente importante, bella anche la prosa, e dall'altra parte c'è un lavoro di illustrazione che fa sentire l'assenza, perché i banchi vuoti appunto ci dichiarano un'assenza. Era stato un duro colpo scoprire che nel mondo del pallone avvenivano grandi scorrettezze. Ad aprire gli occhi, anzi le orecchie, erano stati gli insulti gridati da un vicino durante una partita trasmessa alla TV. Con chi mai poteva avercela tanto, si era chiesto, con gli arbitri oppure con gli avversari? Invece il tizio era infuriato con la squadra di casa. Ti capisco, Mario, gli avevo detto, sa, a volte i ragazzi non giocano bene, avevo provato a consolarlo, ma il vicino no, si era accanito ancora di più. Quei disgraziati hanno venduto la gara, hanno accettato di perdere in cambio di soldi. Guarda che gol ridicoli hanno fatto, non hanno giocato male, hanno giocato peggio. Come mai succedeva una cosa del genere? Era una cosa strana, non aveva mai sentito parlare di una cosa di questo tipo, il calcio che lui amava tanto. Poi vado avanti. Dodò non si sentiva in pericolo, veniva da una famiglia per bene e i suoi gli avevano insegnato che chi agisce correttamente si tiene lontano dai guai. Con una finta spettacolare si libera anche l'ultimo difensore, resta solo davanti alla porta, schiva l'uscita del portiere, tira! In un pomeriggio di sole al campetto
Dodo ha scoperto che all'improvviso quelli là erano pronti a regolare i conti anche in mezzo alla gente per bene, in mezzo ai bambini. Quel pomeriggio Dodo non ha visto la palla entrare in rete e le grida che ha sentito tutto attorno non erano né di incitamento né di gioia. Nell'aria, al posto del pallone, volavano pallottole. La mattina dopo a scuola il suo banco era vuoto. Il giorno dopo ancora il suo nome non si era sentito all'appello. I compagni lanciavano occhiate smarrite a quel posto abbandonato. Gli insegnanti guardavano sgomenti. Le pagine non erano abbastanza per annotare quell'assenza senza fine. La classe dei banchi vuoti racconta appunto non l'abbandono scolastico, ma tutti quei bambini che nella realtà per forma diretta per aver assistito a qualcosa o indiretta per essere stati in un luogo sbagliato, nel momento sbagliato, hanno perso la vita. Ecco, in questo Don Ciotti appunto ci fa sentire l'importanza appunto di riflettere su queste cose. Allora, in questo caso il libro è un libro che racconta, uno tra i tanti, che raccontano invece di mafia. È la storia di un ragazzino che si trova in una dimensione di vacanza in Sicilia e pensa che sia la più brutta occasione della sua vita, la sua vacanza terrificante, finché non conosce un ragazzino della sua stessa età. A 14 anni è vestito benissimo, al motorino, può stare fuori la sera. Modello meraviglioso, assolutamente esaltante, cioè la sua vita cambia, cioè è messo in mezzo a un gruppo di ragazzi più grandi, viene considerato in realtà come un adulto. Poi ci si comincia a interrogare, ad un certo punto, come mai, da dove arrivano questi soldi, conosce la sua famiglia, ed è una delle storie tante che raccontano appunto la fascinazione dell'illegalità. Poi invece questo, che è appena uscito, allora faccio una riflessione sull'errore dal punto di vista della copertina, dal mio punto di vista. La collana si chiama Eroi, ma il titolo della collana prevale fortemente sul titolo del libro, per cui il secondo libro che è uscito io ho visto scrivere che si chiamava Eroi, ma nella realtà aveva un altro titolo. Questo lo volevo mettere perché per Bill, per la Biblioteca della Legalità, la figura di Peppino Impastato è una figura estremamente presente, ma è fortemente presente anche nelle narrazioni e nelle storie di chi, appunto, anche se non è dentro a Bill, ha raccontato il fenomeno della mafia, del diritto, della voce. Nel caso della Fattoria della Legalità, su uno dei brutti muri appunto che girano attorno alla fattoria c'è quella famosa dichiarazione appunto che abbiamo che è quella sulla bellezza, appunto sul fatto che bisogna pretenderla, e nel momento in cui la pretendiamo nella realtà poi richiederemo qualcosa che va a vantaggio della nostra qualità della vita. Questo è un libro appena uscito sono i piccoli principi del rione sanità. Ci ritroviamo in una situazione appunto in cui viene dichiarata una storia, una geografia precisa e anche una difficoltà nata attorno a questa geografia, e dall'altra parte viene messo in campo una delle figure diciamo maggiormente conosciute nella letteratura per ragazzi mondiale, che è la figura del piccolo principe. Voi sapete che nelle statistiche che normalmente parlano della vendita dei libri il piccolo principe è sempre al primo posto. Io mi sono anche chiesta come mai, ma anche questo fa parte di un'altra riflessione, perché consideriamo un classico, consideriamo, ma come mai nella realtà non arrivano mai al livello di una graduatoria possibile titoli assolutamente straordinari, e chi fa le statistiche? Anche qui si potrebbe riflettere sui termini che nella realtà entrano nella nostra riflessione, perché in realtà le statistiche, quando sono fuorvianti, determinano anche un punto di vista e lo sguardo viene deviato su una determinata cosa e non vai a ricercare invece altre cose che ti darebbero invece una più alta possibilità di trovare delle forme di espressione.
La bibliografia, nel momento in cui parla di quello che si diceva, dignità, diritto, rispetto, parla anche, in questo caso siamo di fronte ad un'operazione di bullismo legato alla rete, e ad una ragazzina che arriva al limite del gesto estremo, e poi invece c'è una dimensione di una possibilità di immaginare un futuro diverso. E in questo caso, nell'immaginare un futuro diverso, mette in campo un altro aspetto, che è quello di una forma di comunità che arriva dall'agire attraverso il teatro. Per cui il discorso del teatro, il mettersi in gioco dal punto di vista anche di una fisicità, nella realtà permette in qualche modo di cercare una strada di risalita. Questo è un libro appena letto. E allora i libri che ho appena letto nella realtà mi suscitano emozioni che voglio condividere subito. Perché qui? Allora, lei è una delle grandissime della letteratura per ragazzi, che ha sempre raccontato delle situazioni al limite, ha raccontato l'omosessualità, ha raccontato la malattia, ha raccontato il diritto ad esserci, ha raccontato l'invisibilità, ha raccontato tante cose. Ecco, in questo caso, nella realtà, la cosa è un po' più complessa, perché il libro arriva a parlare di aborto e arriva a parlare delle leggi che possono tutelare la possibilità di, siamo in Francia, ma parte invece da un'altra cosa, parte da un diritto che secondo fondamentale, che mi piacerebbe indagare anche all'interno del romanzo, ed è il diritto alla giusta assistenza sanitaria. E parte da due figure. Da una parte c'è un medico di famiglia con un numero enorme di pazienti, che non dedica più di 3 minuti e mezzo per ogni visita, e ha preso nel proprio studio un medico giovane al quale dà quelli che per lui sono più problematici. Per cui il diritto ad una sanità e ad un atteggiamento equo nei confronti appunto di quella che è la dichiarazione di una potenziale malattia. Per cui parte da questo, e c'è un giuramento normalmente da parte dei medici, che è un giuramento che vale come una delle leggi, è un giuramento etico, e il fatto di non portarlo avanti nella realtà è contro la dimensione appunto della potenziale legalità. E allora mi sembrava che fosse una bella occasione di riflessione. Poi questo è per me un Leon Pasquale con noi, per cui cioè, quando mi è stato proposto il libro e mi è stato proposto la presentazione, in un giorno in cui in tutta Italia nella realtà facevamo questa operazione corale, io ho scoperto questo meraviglioso racconto che utilizzava il termine famoso celestiale. Raccontare le periferie utilizzando il termine celestiale era assolutamente celestiale. I racconti sono tanti, e poi in questo concetto che la periferia nella realtà è più un concetto di limite, dove la periferia è fisica, ma nella realtà è anche una periferia del vivere quotidiano, anche quando non sei fisicamente in periferia. Ecco, questo è un altro libro meraviglioso, straordinario, che è La bambina selvaggia. Rumer Godden, inglese, indiana inglese, il libro degli anni 70, è uscito in Bobbiani ora però, e racconta una storia dolorosissima di emarginazione e di bullismo al femminile, anni 70. La storia di una ragazzina rom che, vicende diverse, si ritrova in una situazione scolastica nella quale non la vogliono. Non la vogliono, proprio non la vogliono, cioè proprio fisicamente per loro quella bambina è una specie di onta, e fanno di tutto per cercare di eliminarla. Nella realtà verranno fermate prima che le spacchino la testa. Sono bambine per bene. Sono bambine per bene della Gran Bretagna degli anni 70. Ecco, la riflessione anche sul termine bullismo, sul fatto che appunto non è un termine inventato oggi. La storia della prevaricazione tra pari è una storia che accompagna dai collegi a storie infinite.
Questo lo racconta, secondo me, con una forza e una lingua e una forza e anche un po' fuori dallo stereotipo del racconto del bullismo. Non vado più veloce? No. Non vado più veloce, vado lentissima. Ora andrò lentissima. Andando lentissima, perché ho messo questo libro? Karyazem è un autore che a me piace molto, aveva fatto un libro in Italia che si chiamava Ut ed era una dichiarazione appunto contro gli abusi ambientali, raccontava le navi da crociera di fronte alle coste americane, tale navi da crociera, quelle che poi vengono utilizzate invece come casinò clandestini, vengono messe ad una certa distanza scaricano dentro nei porti, nella notte si avvicinano più vicino al porto, scaricano e si allontanano. Per cui aveva raccontato proprio un problema di illegalità ambientale. In realtà in questo caso invece è uno di quelli che voi non trovate con questo titolo, perché è rimasto il titolo inglese e il titolo in Italia parla, forse si chiama Skik X, ma non è poi mai stato tradotto così. Ed è una cosa che appunto racconta un'operazione in cui la rete in questo caso invece mette in moto un sistema invece amicale, di possibile solidarietà e una possibile proprio forma di aiuto in una situazione invece raccontata con uno straordinario plot narrativo che è quello dell'avventura, di un'avventura estremamente dinamica, estremamente dove appunto noi abbiamo una rete non demonizzata, quanto invece appunto come una possibilità di trovare altro simile a te. Allora questo è il libro che mi appassiona infinitamente, perché nella realtà è la storia di un pollicino, comunque di invece riattualizzato, in cui i bambini non vengono abbandonati nel bosco, ma vengono invece portati in strada a mendicare. E durante una notte i genitori, la madre in modo particolare, dicono che non producono abbastanza, nel senso che nella realtà non sono abbastanza, non riescono in qualche modo a muovere le coscienze. E allora si immagina la madre quello che può fare, tagliare una gamba a uno, togliere una mano all'altra e al più piccolo, il più intelligente, è andata a togliere gli occhi. Alla mattina il più piccolo aveva sentito tutto, come nella storia di Pollicino, si alzano, e poi il più piccolo cammina con gli occhi chiusi a tentoni, un'altra una gamba sollevata ed escono di casa così. Per cui, per dire, nella realtà anticipando, dopo non torneranno più. Le illustrazioni sono di Andrea Antinori, un giovane illustratore, davvero giovane, che per oramai noi possiamo trovare su moltissimi, all'interno di moltissimi libri, anche dei libri in realtà firmati da lui, di cui io sono particolarmente fiera, perché esce da Lisia di Urbino e la sua prima tesi, che era stata una tesi meravigliosa sulle balene, è diventata immediatamente un libro Corraini. E ora la sua seconda tesi di specialistica è diventato di nuovo un libro, per cui i talenti nella realtà è anche giusto assolutamente, assolutamente dichiararli. Allora, qui siamo in un sodalizio atipico, nel senso che da un lato abbiamo Patrizia Rinaldi, autrice assolutamente importante che io ho conosciuto al suo inizio, in quel momento appunto mi occupavo del premio Pippi, un premio dedicato alla scrittura al femminile, e Patrizia presentò il suo lavoro. Poi attorno ebbe delle fate madrine assolutamente straordinarie che l'hanno nella realtà aiutata a diventare la scrittrice importante che oggi è. Questa è un'operazione un po' particolare, perché siamo in una dimensione di fumetto, il termine graphic novel non lo userei, per me in questo caso è proprio una dimensione di fumetto, in cui Patrizia lavora la sceneggiatura, e abbiamo Marco Paci, che in realtà in passato avevamo visto per la sua bellissima interpretazione visiva del famoso Tela HH di Porto Recanati, di cui abbiamo parlato tanto, lo scorso anno abbiamo anche visto il film dedicato a
questa esperienza di illegalità a due passi da noi, di una specie di isola di illegalità che ha trovato delle proprie forme di sopravvivenza. Il libro La Compagnia dei Soli racconta la strada, in realtà racconta come e quanti sono in realtà i ragazzini che vivono in strada, anche nella nostra società. Non dobbiamo andare a pensare di trovare i bambini delle foglie di Bucarest piuttosto che invece la strada indiana. Dai minori non accompagnati che arrivano attraverso le rotte della migrazione, di cui peraltro per fortuna è stata approvata la legge che almeno licenzisce, li trova laddove sarà possibile delle forme di tutoraggio, però è già un segnale, però di fatto ce ne sono tanti. E qui racconta questo, che cosa vuol dire la dimensione del mondo del fuori, che è una vera giungla, assolutamente vera, cioè non è una dimensione del termine figurato, non è metafora di niente, è così. Cioè ci sono delle leggi che sono delle leggi assolutamente spietate e per sopravvivere è difficilissimo. Poi c'è questo libro che dire muovere le coscienze. Allora, siamo di fronte a un silent book di uno dei più grandi, secondo me, illustratori europei, che è Armin Greder aveva già fatto L'Isola, aveva già fatto Gli Stranieri. E in questo caso c'è qualcosa di più. Il libro è in catalogo per Orecchio Acerbo, che ha una vocazione editoriale anche nei confronti di un certo tipo di problematica. Il libro ha questa potenza dal punto di vista del segno, vi dicevo, è senza parole, e un libro senza parole ha queste architetture in realtà che devono suggerire le parole, trovare le parole per dirlo. Sono libri complessi da un certo punto di vista, perché non tutte le parole sono adatte per raccontare, in realtà bisogna andare proprio a cercare le parole giuste, e qui bisogna cercarle assolutamente, perché Armin Greder racconta questo, lui era, l'antefatto è questo, in una cena una persona alla quale lui dedicherà questo libro dice che non mangia pesce, e lui pensa che sia semplicemente uno non mangia carne, uno non mangia latticini. Ieri sera a cena avevamo tutta una categoria infinita di chi non poteva mangiare una cosa o un'altra. No, e invece lei dice che non mangia più pesce. Sempre qui ci saranno ragioni, no? Non mangia più pesce dal 2013, da quando nel Mediterraneo si sono inabissati, era già successo prima, ma in quel caso la tragedia è numericamente estremamente forte, si sono inabissati appunto i morti nella rotta di passaggio tra il Nord Africa e Lampedusa. Io vi faccio vedere questo perché ed è come dire appunto, metti in tavola che cosa? Dal punto di vista di volere muovere le coscienze per dire che non potete dimenticare. E allora torniamo alle parole di De Mauro, quando dice che le parole, il linguaggio hanno di fatto, nel poterlo dire, ti collegano al passato, determinano una descrizione del presente ma anche una del futuro a seconda delle parole che tu metti in campo. Qui c'è qualcosa che deve essere messo in campo, al di là del fatto che il libro va preso in mano, guardato, e bisogna soffrire con quelle immagini, che è l'aspetto appunto del concetto di piacere, e invece il risultato dell'impegno e del fatto anche di, nella relazione empatica, soffrire, è un'altra cosa giusta, che possiamo anche in realtà proporre ai ragazzi, non pensando di essere degli aguzzini, ma pensando che gli portiamo di fronte quelle che sono tanti aspetti della realtà, e possiamo come adulti stare lì accanto nella realtà, ad aiutarli per cercare di trovare una risposta, una delle tante possibili, se le domande non sono cambiate, come si diceva ieri. Anche qui andiamo su dei libri nuovi, e Eon Colfer noi non, in realtà lo conosciamo per l'editoria italiana normalmente per la dimensione fantasy avventura. In questo caso, con una dimensione di fumetto, si racconta la dimensione della clandestinità che è portata da una forma migrante.
Altro libro piuttosto interessante è questo, Ribalta. Allora, chi racconta è un italiano che si ritrova alla fine degli anni 70 ad andare ad emigrare con un bambino, con dei genitori in Spagna, per cui quando arriva è lo straniero, per cui dovrà attivare tutte le cose che appunto sono, e poi ad un certo punto il padre invece ritroverà lavoro in Italia e torna in Italia. Ma nel momento in cui torna in Italia, egli diranno: non ti sentirai più straniero, parlerai la tua lingua, tutto. Ma in realtà lui è stato in Spagna nel frattempo e la sua lingua è diventata toppicante, per cui torna ed è straniero assolutamente di nuovo. Per cui in realtà lo fa con una certa leggerezza, ma con una riflessione appunto che in realtà è facile essere straniero rispetto ad un contesto, per cui appunto allora quel termine deve essere guardato un po' in un altro modo. Questo è quel fatto di cronaca, vi ricordate la storia di questo bambino trovato dentro alla valigia passando ai raggi X ed era questo bambino che arrivava dalla Costa d'Avorio. Il libro che è uscito è La valigia di Adù, racconta da una parte appunto questa vita in valigia, per cui come arrivare a... c'era un libro uscito di diverso tempo fa per Rizzoli, di cui in questo momento non ricordo il titolo, che raccontava un'esperienza messa in pagina di un ragazzino che raccontò questa esperienza ad Antonella Osorio e lei la raccontò nella realtà a sua volta, che raccontava questa parte dell'Africa nella quale facevano i ragazzini gli esercizi a chi stava meglio dentro a una cassa di frutta, a chi meglio si riusciva a raggomitolare dentro una cassa di frutta. Da un lato era per dormire, cioè per poter avere una protezione, ma dall'altro appunto per potersi mettere nei passaggi dentro, ed era proprio una sorta di olimpiade quasi tra i... ecco, e questo in realtà ci riporta questo. E questa è una storia marchigiana, questa è una meravigliosa storia marchigiana che dice: in quei giorni in paese c'era fermento, era il 26 febbraio del 1906. Lei è Maria Montessori, per cui una delle figure anche queste di una pedagogia particolare che per un po' è stata poco considerata, hanno messo più in evidenza i suoi rapporti col fascismo, ma dentro invece la pedagogia montessoriana ci sono delle cose importantissime. E qui le maestre marchigiane nella realtà fanno quello che Maria Montessori suggerisce, vanno a iscriversi alle liste elettorali. Purtroppo la cosa nella realtà avrà un senso per 3 mesi, dopodiché nella realtà non andrà avanti in questo momento, bisognerà aspettare il dopo. Sono raccontate benissimo le maestre marchigiane e anche altre figure da Daniela Palumbo in Noi ragazze senza paura. Allora, il libro è uscito adesso, nella realtà è un libro che Daniela Palumbo aveva proposto all'editore nel 2012 e non a caso è uscito adesso, torniamo a quello che dicevamo prima, per cui lei mette in campo appunto la dimensione del senza paura, che va da Franca Viola a altre storie, ma arriva appunto a fare sentire il movimento della comunità delle insegnanti, che secondo me è uno sguardo, appunto ci sposta lo sguardo da Marie Curie ad un'altra parte, senza togliere nulla a Marie Curie, di cui peraltro oggi c'è un bell'articolo sul domenicale del Sole 24 Ore che racconta un po' di sfaccettature. Non vi dico qual è il libro, ma c'è una versione sempre delle donne coraggiose in cui Marie Curie è rappresentata come una balena di cancan. Per cui il peso delle figure nella realtà è anche contestualizzato, forse avrebbe un significato diverso. Donna straordinaria così, ma sicuramente non balena di cancan. Questo era il libro appunto che raccontava i diritti di Anna Carioli, e anche questo ha un senso e un significato perché da pochissimo in Arabia Saudita questa lotta appunto per potere guidare, per cui per dichiarare la propria autonomia, è diventata
possibile, vedremo appunto se, cosa vuol dire possibilità. Un giochetto, un invito in mail, John Lennon, un bellissimo lavoro con i disegni di Jean Julien, per cui come appunto i temi della, di una convivenza civile, della pace, possono essere raccontati. Questa invece è una collana che è dedicata alle rivoluzioni, per cui a qualcosa che si oppone apparentemente, ma noi sappiamo che in contesti diversi cambiano anche le leggi. Se abbiamo una dittatura dall'altra parte, se abbiamo comunque... parlare di legale e illegale diventa molto più diverso. Questo è appena uscito e Iana Carioli, che in realtà ha raccontato spesso queste tematiche, le illustrazioni sono di Otto Gabos e racconta la storia di un ragazzino durante la rivoluzione russa, ed essendo in questo momento i ricordi dei centenari, mi piaceva metterlo. Ecco, questo invece è uno dei grandi libri emblematici da sempre. Ieri è stato citato Rodari, io lo ricito, con Giacomo di Cristallo. Giacomo di Cristallo, in questo caso l'illustratore Vitali Konstantinov, che dalla Russia ora vive in Germania, ad Amburgo, illustratore fine e colto, che mette in campo appunto un Giacomo di Cristallo che, essendo di cristallo, nella realtà non ha modo di nascondere i propri pensieri. Ma questa possibilità in realtà per lui diventa anche la possibilità di dare voce a quelli che invece, appunto, se esprimessero i propri pensieri, si troverebbero in carcere. E di fatto, ecco, si oppone, e nel suo immaginario, nella realtà, l'immaginario russo che ha abbandonato, nella realtà torna fortemente. Questi sono gli uccelli, e allora la dimensione appunto che ognuno di noi, nel momento in cui apre quel portellone di quel furgone, in un libro bellissimo, che è un libro che nasce in Svizzera per la Jolie Lire, si chiamano Albertine Zullo, autore ed illustratore, e in Italia invece per i topi pittori, dice: quello che tu puoi fare nella realtà per mettere un altro nelle condizioni di poter portare avanti la propria vita, è un uccello che non vola. E questo autista del furgone nella realtà farà in qualche modo da madre putativa per poter far sì che lui arrivi a volare. Finisco con un invito. La mia passione in questo momento è quella, e sto ossessionando tutti i membri di Bill, di pensare che il Bill potrebbe andare avanti con una piccola sezione dedicata al classico, perché la letteratura classica è territorio nella realtà di prevaricazione, cioè normalmente il feuilletone è costruito nella realtà sulla mancanza della legalità, e allora questo mi piacerebbe moltissimo. Pinocchio è emblematico del fatto che la giustizia non è uguale per tutti, per cui dichiarando il fatto di essere stato derubato viene tranquillamente messo in carcere, uscirà perché dichiara di essere colpevole, per cui è in me. E poi allora vi suggerisco, questo è un sto rileggendo Dickens, e la piccola Dorrit, che normalmente quando si parla di Dickens difficilmente esce, è veramente un racconto. Parla di un padre dentro alla prigione per i debitori. Lei è nata in carcere, perché il padre lì ha quasi 20 anni. Si è creata quasi una comunità attorno a questa dimensione. Per cui ci sono questi aspetti, c'è il carcere, la povertà, il lavoro, il riscatto e la ricchezza. Essendo nella tradizione alta del feuilleton, ad un certo punto arriverà la possibilità della soluzione finale. E per cui un invito a rileggere questo libro con queste, e poi Abigail, anche questa una sorta di folgorazione. Valeria lo sa perché ho insistito, cioè l'ho ossessionata con questo libro, Valeria Patrignani, ma anche altri, ad altri l'ho fatto. Il libro è un libro che arriva, era stato pubblicato negli anni 70 in Ungheria, lei è una grande della letteratura ungherese, della letteratura, ed è un libro straordinario che racconta la storia di questa ragazzina che viene portata dal padre, che è un militare, un graduato alto, in un collegio molto molto lontano dalla capitale, nel momento in cui l'Ungheria prende la posizione accanto a Hitler.
per cui lei non capisce quali sono le ragioni per cui va in questo luogo, ed è uno strano collegio nel quale c'è questa dimensione di comunità, ci sono degli insegnanti che da una parte sembrano straordinari, unici, però dei quali potresti dubitare, per cui c'è la dimensione del dubbio che accompagna sempre questo. E poi quando cominciano invece ad aprirsi le brecce, che sono le brecce del capire che cosa sta succedendo, che cosa voleva dire la lontananza, che cosa sta succedendo davvero e che cosa vuol dire opporsi in quel momento a quello che era il regno d'Ungheria, per cui vuol dire andare contro, e andare contro l'ordine costituito in nome di una libertà possibile. Secondo me è raccontato assolutamente meravigliosamente. Poi anche qui richiamo Valeria, perché il libro non l'avevo letto, e Valeria mi ha suggerito di prendere in mano questo libro recentissimo di Beatrice Masini, Un albo illustrato, che ci ricorda e ci riporta la storia di Barba Blu, che è una storia appunto sulla dimensione appunto delle donne, ecco, quante appunto vengono uccise, come quando si interrompe nella realtà questa catena. Ma la catena si interrompe, come si interrompe? Ecco, anche questo, siamo dentro alla classicità, alla possibilità appunto di recuperare il fiabesco, altro territorio in cui la dimensione appunto di questi aspetti non è, può farci vedere appunto cosa vuol dire prevaricazione alto, ma ridico, non cercandoli alla luce appunto che stiamo cercando una fiaba sulla legalità, perché verrebbe a mancare quello che è il significato della fiaba, ma perché quando la incontriamo magari ci è utile per fare veicolare un determinato contenuto. E poi finirei con questo, abbiamo parlato di parole, per cui stamattina ho aggiunto questo. In giorni come questi, spesso, la tetragine massale, il vivere d'ora in ora mi tortura, ma arrivi tu che sconfiggi la noia con i tuoi discorsi variopinti. Anche oggi cercheremo una breccia, una parola che ci possa salvare, che ci tenga in bilico sul confine ideale tra realtà e fantasie, potrà anche per poco contagiare l'esistenza. Grazie. Yeah.